Fargus Clay. Bentornati ai vecchi Clayers e benvenuti ai nuovi. Oggi con Fargus si modella il pesce pagliaccio. E finalmente siamo arrivati all'ultima creatura, oceano. I pesci pagliaccio sono diffusi nel Mar Rosso, Oceano Indiano e nel Pacifico. Molte specie vivono in piccoli gruppi su uno o più anemoni vicini tra loro, viste le loro piccole dimensioni. Chissà quanti predatori avranno, essendo così piccoli. E infatti, per evitare di farsi mangiare quando si è mingervini, perché non rifugiarsi nelle braccia urticanti di un anemone di mare? A differenza di altri pesci, il pesce pagliaccio è insensibile alle punture del suo ospite e in cambio gli tiene puliti i tentacoli. Una coppia perfetta! Questo in natura prende il nome di simbiosi. Hai altre curiosità interessanti? Certamente. Lo sapevi che il pesce pagliaccio sa contare? Come? Esperimenti hanno dimostrato che contando le strisce bianche sulle livree dei suoi simili, capisce di chi si può fidare e chi attaccare. Ma sicuramente lo conosciamo e lo amiamo tutti per il bellissimo film Pixar Alla ricerca di Nemo! Uno dei miei film preferiti. Pensa che è uscito al cinema nel lontanissimo 2003. La maggior parte dei nostri Clayers sarebbe nato tipo 15 anni dopo. Ah, ma pensa, e ancora oggi, dopo 21 anni dall'uscita del film, ci sono sempre nuovi Clayer che vorrebbero imparare a modellarlo. E allora, se ti piace modellare e vuoi restare aggiornato sui nuovi tutorial, non dimenticare di lasciare un apprezzatissimo like a questo video e se ti iscrivi e attivi pure la campanella, sei il mio supereroe. Si comincia! Esatto! Come dicevamo, questo tutorial arriva dopo il polpo, lo squalo, il pesce disco, la razza e la povera murena che è rimasta in un angolino là dietro perché non ha avuto abbastanza visualizzazione. Ma che dici, Fargus? Prendi i colori piuttosto. L'arancio, il bianco, il rosso ed il nero. Ok! Inizia a modellare la parte centrale del corpo, quindi partendo da una pallina. Trasformala in cilindro e schiaccia una estremità, in modo da renderla un cuneo. Poi con due pezzi bianchi poco più piccoli, crei altri due cilindri che però ti limiterei ad appiattire un po'. E qui vi do un piccolo trucco. Invece di seguire il tutorial della app che dice di creare delle strisce nere sottilissime e difficilissime da attaccare bene, fidatevi di Fargus, create invece dei salamini molto schiacciati e metteteli tra un elemento e l'altro. E voilà! Il risultato sarà lo stesso, ma con meno fatica e più precisione. Bravissimo Fargus! E quando avrai unito due pezzi arancio, due bianchi e quattro neri, sarai pronto a modellare la testa, arrotolando una pallina a goccia e rendendo piatto il lato che dovrà aderire alla parte nera. Ancora un pezzettino nero. Uno bianco. Ed ancora uno nero e siamo pronti per la pinna caudale! Scommetto che ora ti ricordi che significa della coda. Certo, l'ho imparato con il tutorial dello squalo. Mi è venuta voglia di riguardarlo, sai? Ok, ma dopo, ora ci tocca fare il bordo. Questo sarà l'unico salamino sottile che dovremo modellare e sarà anche facile farlo attaccare lungo il bordo della pinna. Ed ora le pinne posteriori. Due piccole palline schiacciate andranno bene. Sai che ti dico? Che va bene anche una. Così passo velocemente alle due pinne dorsali, che modello un po' come ho fatto con la testa, a goccia, ma una leggermente più grande dell'altra. Mancano due belle pinne pettorali che faranno stare in piedi il nostro Nemo. Facilissimo, servono solo due piccoli salamini schiacciati e piegati.
sopra come farai? Farò un sottile salamino che chiuderò su se stesso formando una O. Poi la chiuderò e con uno strumento piegherò le estremità per dargli un bel sorriso. E per finire gli occhi. Inutile dire che sono le due solite palline, mi raccomando molto piccole in questo caso, con due buchini al centro e delle piccolissime pupille nere, che nel tutorial di Eclay non vengono menzionate. E anche questa splendida creatura marina è venuta alla luce. Bravissimo, Fargus! Grazie signorina Eclay. Sai che nella sezione community c'è un sondaggio per votare la prima creatura della prossima serie di tutorial? Spoiler! Parli degli uccelli della fattoria! Ma certo! E allora correte a votare il sondaggio e... Modelliamoli tutti!